Salve, sempre relativamente al discorso del nodo piatto, volevo mostrarvi un ulteriore effetto che si può realizzare con questo nodo. Abbiamo visto in un precedente tutorial l'avvolgimento creato dall'ansa realizzata solo sulla parte destra del lavoro. Abbiamo visto che una serie di nodi realizzati con l'ansa realizzata soltanto nella parte destra crea questo effetto a spirale che il mezzo nodo piatto sempre realizza praticamente. E volevo mostrarvi la successione di segmenti di mezzo nodo piatto realizzato con l'ansa prima a destra e poi successivamente a sinistra, per farvi vedere che c'è un'ulteriore decorazione che potrebbe tornare simpatica per le vostre gioielli, per i vostri manufatti. Adesso abbiamo realizzato alcuni centimetri con il nodo piatto realizzato con l'ansa a destra. Adesso faremo la stessa cosa, però per alcuni centimetri realizzeremo l'ansa a sinistra. Vediamo che cosa succede. Allora, mettiamo il nostro filo con l'ansa a sinistra e prendiamo l'altro capo del filo che passeremo al di sotto. Tiriamo e si forma immediatamente il nodino nella parte opposta. Ecco, questo nodino si è formato dalla parte opposta. Continuiamo a realizzare i mezzi nodi sulla parte sinistra. Quindi creiamo l'ansa sulla sinistra, prendiamo l'altro capo del filo, passiamolo al di sotto e afferriamolo dalla parte opposta e tiriamo. Di nuovo creiamo l'ansa, passiamo il filo al di sotto e vediamo che la spirale cambia verso. Vedete che qui si è formata una puntina, vedete una puntina, e la costina della spirale, che aveva un senso, ora cambia verso e si gira dalla parte opposta. Quindi noi proseguiamo, creiamo l'ansa sulla parte sinistra. Prendiamo il filo opposto, passiamolo al di sotto e tiriamo. Creiamo di nuovo l'ansa sulla parte sinistra, prendiamo il capo opposto, lo passiamo al di sotto e tiriamo. Prendiamo l'ansa sulla parte sinistra, mettiamo il capo opposto nell'ansa e tiriamo. Di nuovo adesso, per assecondare l'avvolgimento della spirale, passiamo i fili girati nella parte opposta. Avrete senz'altro notato che la spirale ha preso il verso opposto a quello iniziale. Vedete, finora il giro era da questa parte, ora gira dall'altra parte, dalla parte opposta. In questo punto ha creato la puntina dove si nota il cambio di direzione. Quindi creiamo l'ansa sulla parte sinistra, passiamo il filo al di sotto e tendiamolo. Creiamo l'ansa sulla parte sinistra, passiamo il filo al di sotto e tendiamolo. Di nuovo. Allora, ho glissato un pochino sulla realizzazione del mezzo nodo perché ho già fatto un tutorial sulla
realizzazione del nodo piatto che eventualmente vi linkerò, e quindi ho bypassato un pochino la parte iniziale dove spiego come si realizza un nodo piatto, perché eventualmente se non sapete come si fa potete sempre ricorrere al tutorial dove ho dedicato all'argomento la realizzazione del nodo piatto. Adesso volevo semplicemente farvi vedere che realizzando tratti di cordoncino con la gobba a destra e tratti con la gobba a sinistra, il verso della spirale cambia e si realizza lo stesso, una decorazione molto simpatica. Vedete il punto in cui il verso è cambiato qui, che comunque costituisce un cordoncino molto caratteristico che potete senz'altro utilizzare per le vostre collane, i vostri bracciali, eccetera. Anche in questo modo il nodo piatto risulta decisamente molto interessante e decorativo. Quindi io procedo realizzando sempre il nodo piatto nello stesso verso, cioè sempre verso la parte opposta a quella che ho fatto nella parte iniziale, con la gobba a sinistra anziché a destra. Dopo un certo numero di nodi vedrete automaticamente che il filo si gira da solo e assecondate questa tendenza girandoli nella parte opposta, facendoli ruotare. Poi riprendete tranquillamente con i movimenti base del mezzo nodo piatto. Ricominciate a tendere i fili e a realizzare gli incroci. Diciamo che abbiamo realizzato un tratto altrettanto lungo come quello iniziale, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, forse mancano alcuni nodi. Volevo farvi vedere di nuovo il cambio diverso. Ecco, girate avvolgendo la spirale, cambiate i fili in modo tale che la spirale continui il suo andamento. Sistemate i fili nella parte bassa della vostra macrame board, bloccandoli dentro alle scanalature in modo tale che i fili restino sempre tesi, ben tesi. Ora riprendiamo il passaggio con l'ansa verso destra e vediamo di nuovo come cambia il verso della nostra spirale. Quindi facciamo l'ansa a destra e riprendiamo un tratto con l'ansa a destra. Passiamo il filo al di sotto e tendiamolo. Di nuovo ansa a destra, passiamo il filo al di sotto e tendiamolo. Ansa a destra, passiamo il filo al di sotto e tendiamolo. Ansa a destra, passiamo il filo al di sotto e tendiamolo. Già da questi primi nodi noterete che si è capovolta completamente la spirale e il verso è tornato quello iniziale. Qui si è formato questa piccola V che indica che la spirale ha ripreso l'andamento iniziale, quindi si è voltata da quest'altra parte, mentre prima girava di qua, adesso gira in quest'altro verso. Quindi possiamo accentuare questo andamento proseguendo con i nodi. Tendiamo bene, tenete tesi i fili perché altrimenti il nodo non viene in modo corretto, non si annoda bene. Continuate.
anza a destra, passaggio al di sotto, anza a destra, passaggio al di sotto, dopo un certo numero di nodi voltate e fate passare il filo dall'altra parte secondando la spirale, anza a destra e filo al di sotto. Come vedete, la spirale ha preso l'altro andamento. Prima girava così, adesso gira nella parte opposta. Qui prima l'avvolgimento era in questo senso, adesso ha cambiato senso e gira dalla parte opposta. Quindi questa è un altro modo per utilizzare il nodo piatto, che lo stesso mi sembra molto decorativo. Quindi per ora è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. A presto!